Nino Frassica, ritorno in Sicilia, assolutamente. Sono, quanti anni sono di carriera? 8. 8 anni. 8 e 8. Ok. 1970. Cosa è cambiato da allora, da Frate Antonino, da Scasazza? Ma non è cambiato niente, perché continuo a dire sempre le stesse battute, sempre le stesse cose, mi ripeto nel tempo. Sono gli altri che cambiano, io rimango uguale. Sono, è il pubblico che cambia. A proposito di questo, parlavamo di nonsense nella presentazione e si parlava appunto del, forse è stato il primo, magari c'è stato, ci sono stati altri, c'è però stato Davide Mengacci. Davide Mengacci. Vabbè, però dico, poi ci sono stati i vari Bergonzoni, c'è Greg e Lillo, a chi si riferisce? Ma è un genere che esiste, quindi io appartengo a quel genere, però cercando a volte di non somigliare a nessuno, cercando di non somigliare a nessuno. Quindi vabbè, allora andiamo a quel paese, ok? Da quel paese. È un film da premiare, perché dopo veramente c'è l'impegno di Figaro e Picone che cioè, no, veramente l'hanno fatto col cuore, hanno, poi l'hanno colorito, perché non ci sono solo io, è pieno di tanti caratteristi siciliani, cosa, fatto un bel presepe anche, proprio, dove è tutto preciso, tutto misurato, quindi bravi. Ma infatti Figaro e Picone. Cosa ha imparato da Figaro e Picone e cosa Figaro e Picone hanno imparato da lei? Ma in realtà sono tutte cose che nell'aria, non è che no, non nessuno impara direttamente, arriva e non te ne accorgi, cioè in realtà quello che io ho imparato da loro non me ne sono accorto, ma avrò imparato. La stessa cosa vale per loro. E ultimissima cosa, in Sicilia noi abbiamo moltissimi bravi attori, molto spesso però sono caratteristi, cioè fanno appunto, ma questa è una risorsa o è una prigione? Cosa? Sicilianità, il fatto di essere... No, ma invece è un privilegio, poi cioè, fortunatamente ci sono un sacco di produzioni, di telefilm, e quindi c'è poi un bellissimo repertorio teatrale siciliano, quindi tutto quello è buono che ci siano tutti, sì. Okay. C'è lavoro per chi è bravo. Ultima cosa, no, soltanto questa Max, no, questa è l'ultima dell'ultima. Questa è l'ultima dell'ultima. No, ma non è una domanda. Una risposta. Max Giusti fa Don Matteo nel suo Super non Max. Non mi piace come lo fa. Basta. Ok. Enzo Scroscio di Globus Magazine, buonasera. Nino, ti volevo dire, tu l'hai sempre detto, la tua vita nasce conoscendo Arbore, tu l'hai voluto conoscere per forza, hai fatto di tutto per conoscerlo. A oggi, a un ragazzo che insiste a conoscere qualcuno in cui ha un idolo, anzitutto tu hai individuato Renzo Arbore, potevi prendere un altro, ma i ragazzi di oggi che devono trovare un idolo e seguirlo e cercare di essere aiutati, come si fa adesso il teatro comico? Ma io in realtà non è che l'ho seguito perché era un idolo, sì, mi piaceva, ma perché avevo capito che io facevo le radio private a Messina, cose, facevo un genere, un cabaret così, a metà della dilettante, che il mio genere era perfetto, uno che mi poteva capire era lui, perché ero sintonizzato, ma anche perché io ero uno che aveva mangiato pane alto gradimento, tutto. Io alto gradimento non mi sono mai perso una puntata, l'altra domenica, ero uno che era cresciuto, mi piaceva, e quindi per spirito di emulazione o perché per una strana sintonia, così, perché boh, ero arboriano senza conoscerlo. Quando lui mi ha conosciuto se ne è accorto, perché lui dal primo incontro io ero interessante per lui. Ho detto, cioè, sei questo uno che può fare cose. Infatti poi nel tempo, prima ho fatto fare la radio, che pochi lo sanno, però ho fatto 3 anni di radio, poi lui faceva il film FFS e mi ha detto tu devi fare una cosa. Poi quando ha fatto Quelli della Notte io c'ero, non si sapeva. Che non è che io ho proposto il frate, oppure lui dice c'è il frate, lo fai il frate, no, lui sapeva che io ci dovevo essere nella trasmissione con lui, perché ero sintonizzato, ero un figlio, uno della squadra, così, ma per una coincidenza, per un genere, diciamo, umoristico, perché per lo stesso senso dell'umorismo. Ci somigliamo, quando scherziamo qua, ridiamo, io mi accorgo quando lo vedo, noi ridiamo della stessa cosa, perché c'è qualcosa che ci accomuna, e quindi
Ma sotto, non l'ho seguito perché era un idolo, perché ce n'erano tanti, c'erano anche altri, volevo andare a bussare da Baudo, però pensavo, se Baudo non mi capisci, che ne so se mi capisci. Ma sotto sotto c'era un copione alla fine, poi nel tuo Monaco, nel quello della notte? No, c'era, allora l'improvvisazione, c'era, sì, c'era, perché io facevo, non si può improvvisare, io facevo 5-6 premi in paglia. Non so quale toro. No, un po' di nanette, a parte ero pure improvvisare, ero legate a quello che era successo nel Monaco. Cioè, diciamo che l'improvvisazione, in realtà, quella pura, non so, non è che non esiste, ma è rara. Però esiste il, è come stavo facendo stasera, no? Improvvisare, cioè andare a prendere, attingere a qualcosa che tu già sai del repertorio o di chissà o che ti sta avvenendo in quel momento e la utilizzi per dire subito la battuta, la cosa. Quella, l'improvvisazione è la lucidità, l'improvvisazione è quando uno si accorge di tutto quello che sta succedendo, che stanno dicendo gli altri, entrare nell'argomento del quale si parla. Io ieri per esempio c'era Salvo Figarra, faceva molto ridere da Bruno Vespa, perché però non era scritto niente, lui Salvo è forte perché lui sta attento e la molla la cosa, che è un genere che faccio pure io, diciamo, e quindi c'è una parte scritta che è quella là che ti fa stare tranquillo, che dice male che va, e c'è i premi e chi mi... E ti senti coperto. Poi però c'è veramente l'improvvisazione, poi Arbor, la furbizia di Arbor era quella di non provare, perché l'improvvisazione non è così, non si prova, perché nel momento in cui provi già sei preparato, infatti come i Chuck nel cinema, i migliori sono i primi, cioè perché tu fai, quando poi lo fai più volte, poi diventa, si dice, meccanico, lo fai meccanicamente perché l'hai detto, invece è bella quando è fresca. Allora, io per esempio come genere, purtroppo i Chuck se ne fanno tanti, io come trucco mio uso che non dico mai sempre la stessa cosa e quindi quello lo fa diventare nuovo. Io se c'è una cosa da dire in un Chuck la dico in un modo, al secondo Chuck manco la dica la stessa cosa, ne dico un'altra, aggiungo una cosa, la sposto perché arriva fresca. Che sennò diventa surgelata e si vede quando gli attori dicono. Io una volta, non dico il nome dell'attore, era intervistato da Marzullo, ha detto: io memorizzo i toni, un attore, non so, memorizzo i toni già la sera prima, vado sul set e dico la scena, non so, è la cosa più surgelata, più finta del mondo, anche un attore non è manco male, però è la cosa più finta del mondo, perché la verità nasce anche se sono seduto su questa poltrona, è diverso se ero seduto, nasce dalla location, dal set, dall'altro attore, quindi tutte queste cose qua modificano e ti fanno la verità, si crea in quel momento là. Ma è vero che nessuno sapeva cosa faceva l'altra parte dell'altro ospite della trasmissione? Ah, indietro tutta? Sì. Indietro tutta facevamo, spesso a casa mia, perché io abito vicino via Deolata, invece lui abita là, facevamo una paginetta, cioè il copio, la non so, durava un'ora, c'era, il testo era una paginetta, poi c'era gioco del coso, qua facciamo entrare il cacà, che manco, a volte, manco la seguiva, quella paginetta, manco la seguivamo. Per cui era tutto veramente improvvisato, non sapevamo. Vivevamo là quello che doveva succedere, cioè improvvisavamo, era, e quello la gente, il successo di Indietro Tutto è quello, perché non è che erano battute formidabili, ma si vedeva che nascevano in quel momento. E quando la gente vede quello che il momento che sta succedendo su quel momento, gli stai preparando in quel momento, quella cosa piace molto alla gente, infatti si vede come spesso la gente interessata, una volta si usava i backstage, dietro le quinte, e ha un fascino tutto particolare, perché piace vedere le cose che nascono. E oggi? Eh? Oggi ci sarebbe più un Indietro Tutta? Finisco. Oggi ci sarebbe un Indietro Tutta oggi? Oggi no, ho già risposto a una domanda che mi ha fatto la direttrice, io praticamente quelli sono prodotti numeri unici, quindi non è che si può fare,
che può somigliare leggermente, ma uguale non si può fare. O siamo di nuovo noi, o non si può fare.